Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036 Radio Radio by Night Roma. Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi. Tutto quello che puoi fare di notte a Roma. By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino. Niente, dormi, va. This is the voice of your night. Radio, radio by Night Roma. Cento, quattro, e cinque FM. Let's begin. Allora, dicevamo, lui fa parte sempre del teatro Betti, con la E chiusa, però Betti, sì, quindi. Sì, faccio parte anch'io del teatro Betti. E adesso tu sarai Gigi Betti. Proietti. Sì, ci proviamo, dai. Che con la E aperta, perché è di Tongo Ye, capito? Proietti, sì, io l'ho sempre sentito con la E aperta, quindi Proietti, insomma. Ecco, ok. Però se dici... Ora ci chiudiamo con questo. Io non me lo confondere, ti prego. Tanti anni su. Andiamo la direzione artistica si sta lamentando delle tue così. Andiamo ai dittonghi avanti. Avanti. Io non sono un dittongo, io sarò Catherine Spack. Ah, attenzione. Wow, wow, wow. Attenzione. Sarò Gabriele e lo faccio nero, tra l'altro. Iemeno proprio. Allora, quindi... bello. Sì. Posso? Allora, lei che state ascoltando. Sì, però dovrei tirargli qualcosa. Dovrei tirargli piatti, se non ricordo male. Esatto. E allora, adesso... tanto ce li forniranno, no? Esatto, ci sono i rumori originali. Ma noi, ascoltatori, stiamo per far riascoltare la scena del film. Non so se ve lo ricordate. È quella dell'uovo, no? Di Febbre da cavallo. Ve la facciamo guardare qua al Camps dal vivo. By Night Roma. Scena originale, no, ma, vai. Ma questa è una voglia tutto un botto, una voglia di due filetti di baccalà. È che tu li fai così bene, io non te l'ho mai detto, però poi sarà la pastella, non lo so quello che ci metti, il burro. O forse saranno le uova, io ho pensato che possano essere le uova. Ma Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle uova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è? Ma... La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente? Eh sì, ho capito. Il pericolo c'è. Quelli mica scherzano. Hai perso anche oggi, eh? Io? Giuda, brutto vigliacco! Aspetta, devo spiegare! Sei stato all'ippodromo e ti sei giocato tutto, Gabriele. Ti sei giocato tutto! Ma sei rotta! Aspetta! No, è un momento! Oh, ma devo fare un discorso serio! Vigliacco! Io lavoro tutto il giorno! Aspetta, la sera è lui, poverino, la voglio di baccalà! Vigliacco! Disgraziato, ti odio! Basta, adesso! Su, via, passerottina. Ora basta, stai calma, stai buona, stai calma. Ora son qui io. Che gran figlio di puttana. By Night Roma. Già, lascia perdere pora mamma, ma adesso ce li abbiamo pronti, li stiamo microfonando. L'uomo accanto a Titti Camelin, la donna accanto a Valerio Russo. È tutto dal vivo, tutto in diretta. Dobbiamo ovviamente andare a sentire come se la cavano i due talenti del By Night Roma. Già attori, ma anche potenzialmente doppiatori. Sentiamo come se la cavano in diretta. Prima parte della scena, ridoppiaggio con la scena originale. Vai, parte tutto. Quindi By azione. Sentiamo. Ma pensa, una voglia tutto un botto, una voglia di due filetti di baccalà. E che tu li fai così bene. Tu li fai così tutto bene. Sopra, tutto sopra, detto. Vai. Poi sarà la pastella, non lo so quello che ci metti, il burro. O forse saranno le uova, io ho pensato che possano essere le uova. Gabriele, il momento è grave. No, no, dico, in cui il prezzo delle uova ha toccato vertici da capogiro, pagando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nasce tutta una serie di problemi gravissimi. Se te lo comporta un uovo oggi, bisogna che prima trovi un socio, se no taglia. Diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è? Ma... La massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale, dall'uovo se fa presto arrivare la guerra atomica, ma tu ti rendi conto, Gabriele, sì che pericolo di niente. Eh sì, ho capito, il pericolo c'è. Il pericolo c'è.
E quelli mica scherzano. Hai mezzo anche oggi, eh? Chi? Io? Giuda, brutto vigliacco. Senza che mi spieghi, sei andato lì fuori, ti sei giocato tutto, ti sei giocato tutto. No, no, un momento. Au. Vigliacco, io lavoro tutto il giorno, aspetto la sera. Lui poverino ha voglia di baccalà. Vigliacco, disgraziato, ti odio. Disgraziato, ti odio. Attenzione ai tempi. Adesso? Su via passerottina. Su via passerottina. Su, basta. Ora basta. Stai calma. Stai calma. Stai buona. Stai calma. Stai calma. Ora sono qui io. Che gran figlio di puttana. By Night Roma. Non è giusto perché avete scelto una scena un po' particolare. Adesso dai. Senza audio. Quindi con la scena che davanti a noi la guardano. Ascoltatori, voi sentirete solamente gli attori del By Night Roma, quindi del teatro Betty. Ci siamo? E poi andremo a sentire man mano se coinciderà il labiale o no. Pronti? Ci siamo, la rifacciamo senza audio, quindi siete solo voi gli attori, ma soprattutto i doppiatori in diretta sul By Night Roma. By Night Roma. No, ma pensa, una voglia tutto. Dimmi. Un botto, una voglia. Dimmi. Dei due filetti del baccalà. Via! Perché tu li fai così bene? Io non te l'ho mai detto, però sarà la pastella, non lo so che ci metti il burro, o forse saranno le ova. Io ho pensato bene che potesse essere la roba. Nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertice capogiro, fa coincidendo l'inflazione della logica allineante del consumo a monte, nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima te trovi un socio. Se te vuoi bagnare il rosso, l'altro se beve la chiave, veloce, diventa un problema di massa. La massa che cos'è? Una marea di gente. La massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale. Dall'uomo si fa presto arrivare alla guerra atomica, ma tu te rendi conto che pericolo di niente. Sicché pericolo di niente. Eh sì, ho capito, il pericolo c'è. Lei. E quelli mica scherzano. Hai pensato anche oggi? Sì, io. Pizza. Giuda, brutto vigliacco! No, ti voglio spiegare! Senza che mi spieghi, sei andato all'ippodromo e ti sei giocato tutto, eh? Ti sei giocato tutto! No, è che un momento! Au. Vigliacco! Io lavoro tutto il giorno, aspetto la sera e lui, poverino, ha voglia di baccalà! Vigliacco, disgraziato, ti odio! Disgraziato, ti odio! Ritardo! Basta! Su! Su via, passerottina! Ora basta. Stai calma. Stai calma. Stai buona. Stai calma. Ora sono qui. Che gran figlio di puttana. Radio By Night Roma 104.5.